I lentinesi, non potendo dialogare con l'amministrazione comunale, continuano a segnalarci le problematiche del paese. Oggi una nostra teleascoltatrice ci ha inviato e commentato un video sul degrado che continua a riscontrare al cimitero di Lentini. In effetti, mai come oggi il cimitero di Lentini è stato trascurato dalle passate amministrazioni comunali. Una vergogna che deve essere subito cancellata nel rispetto dei defunti e dell'intera comunità lentinese. Ma vediamo il video che ci ha inviato la nostra teleascoltatrice, signora Ossino. È una vergogna. Una va nei suoi cari, o cimitero, e vede tutta questa masseria. Vergogna. È uno schifo. Sta fanno schifo i paesi lentini e soprattutto il cimitero. Ma non poi il cimitero. Per i cristiani poi governano. È una vergogna. Questo è l'albero che casca sopra la tomba di mio figlio. Tanto tempo fa fece una denuncia al sindaco con la mente che mi faceva danno a Tapete. Ho corrisponduto danni. Io ho 16 anni e non si è fatto vedere nulla. Ora se sento il sindaco che c'è ora, se gli aiutano, mi corrisponde io, non io, comune. Questa è la vedere mio figlio. E questo è l'albero che è attaccato qui dietro. Una si è calata la testa che andava nei rami. Da che cosa c'è? Vergogna. Va bene, io ogni modo faccio la polizia lasciata. Che schifo. Qui le persone addirittura rischiano di cadere dagli scalini perché sono impraticabili, come si dimostra dalle immagini. Qui la polizia, a quanto pare, è un optional. Gli anziani come possono scendere da questi scalini o salire? Ma è più pericoloso scendere. Rischiano di scivolare, infatti, e di finire, se va bene, all'ospedale, e se va male, di restare in questo luogo. Chi controlla la polizia in questo luogo? Forse non fa parte del comune di Lentini? Lo dobbiamo dire agli svizzeri, forse? O alla Repubblica di San Marino? Dove devono mettere i piedi gli anziani, le persone, le donne, i cittadini che vengono a visitare il cimitero di Lentini per superare queste scale? Scendiamo gli scalini con cautela perché rischiamo di finire veramente all'ospedale o di restare qui per sempre.